Ma papà, non voglio andare a scuola. Dice, ma perché non vuoi andare a scuola? Beh, sfottano, dicono che ho la testa grossa. E tu inseguili, dagli botte, io le inseguirei. E che si infilano in strade strette. Ho trovato i soldi per la tua trilogia su Moro. Diciamo che noi per fare questo film dobbiamo fare due. Buongiorno, vorrei una Barbie. Abbiamo la Barbie in palestra, 19 euro. Le altre barzellette? Sì, cioè praticamente una specie di sequel del film dei Vanzina. Tu sei cattivo. Io vi devo dividere. Allora, chi è che sa le barzellette su Berlusconi? Io! Allora, il Berlusconi sala uno di là. Oh, il cinema non funziona più, perché la gente piange, la gente vuole ridere e poi si può scrivere i soldi. Più si guadagnano soldi. Abbiamo la Barbie da shopping, 19 euro. Ci vuole qualcuno che mi dia le indicazioni. E questo qualcuno non ce lo abbiamo. Messo, salve, grazie per la presentazione. Alvaro, la prima che mi dice, tutti mi chiamano Alvaro che è volgare. Alvaro Vitali. Senta, dovessimo fare il provino. Stai zitta, ci pensi io. Salve, noi siamo Pablo e Pedro, due grandi attori. Non so se hai visto le nostre ultime performance alla festa di noi altri. Sì, facciamo lance e attaccati per aria. Sì. Capitano, come mai due bicchieri? Quello pieno, se ho sete, quello vuoto, se non ce l'ho. Che succede? Ah, come non lo sa? Un gruppo di terroristi hanno preso Berlusconi in ostaggio. Chiedono 10 milioni di dollari, altrimenti lo cospargono di benzina e gli danno fuoco. Stiamo facendo una colletta fra gli automobilisti. E quanto avete raccolto? 500 litri. La Barbie da nightclub, 19 euro. Allora, io prendo appunti sulle barzellette. Ci sono due pazzi, no? Che cercano di scappare dal manicomio. Cominciano a correre. A un certo punto vedono dei cancelli. Allora come... E la Barbie divorziata da 375 euro. E perché la Barbie divorziata costa 375 euro? Perché la Barbie divorziata comprende la macchina di Ken, la barca di Ken, il cane di Ken, il gatto di Ken e i mobili di Ken. Ok.